Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi chiedo scusa se ho gli occhiali da sole, ma mi si è gonfiato l'occhio. Non ho ancora bene chiaro il perché, però ho l'occhio gonfio, quindi sono qua dalla postazione sempre in montagna. Ci resterò ancora per un po', quindi ci resterò ancora, credo, per altre 2 settimane. Dovrei rimanere ancora per altre 2 settimane. Quindi in questo video parleremo di Juventus TU che riapre i battenti, oppure potremmo dire nasce o riapre i battenti. Credo che sia sottile la differenza, ma che ci sia. Questa è una televisione tutta nuova, si chiamerà appunto Juventus TV ed è una web TV. Farà praticamente più o meno il palinsesto che faceva su Sky, ma ricordiamo che anche se fosse rimasta Sky sarebbe dovuta rimanere a pagamento, perché comunque Sky, riprendendo i diritti della Champions, avrebbe rimesso a pagamento anche i canali delle squadre. E quindi cambia poco. Insomma, 20 euro l'anno io credo che sia un prezzo che credo che chiunque, qualunque juventino possa pagare, permettersi di pagare, e se no 4 euro al mese. Insomma, parliamo di tutti, non dei member, parliamo in generale. I member hanno addirittura anche qualche sconto, quindi assolutamente direi che è una cifra assolutamente fattibile. Si vedranno gli highlights di tutte le partite, partite storiche, interviste importanti ed esclusive, nonché approfondimenti importanti su giovanili e femminile. Insomma, quindi credo che sia assolutamente una cosa che conviene alla Juve. Attenzione, perché secondo me nel mirino della Juventus ci sarà l'idea di trasmettere le proprie partite anche della prima squadra in diretta nel corso, non di questi ovviamente di questi anni, ma nei prossimi. Credo che la Juventus proverà a inserirsi, insomma vorrà fare, credo che la Juve voglia costruirsi quello che si è costruito da Zon, e la Juve ha il potere per poterselo fare. Chiaramente ci vorrà del tempo, ma come vi ho detto, da oggi dunque inizia questa nuova era di Juventus TV, e mi invito tutti ad andare a dare un'occhiata al sito, che è molto 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 carino, e ha aperto ovviamente l'intervista di ACR7, perché ovviamente è quello che trascina più di tutti il brand e la pubblicità. E dunque è nata dunque, di nuovo Juventus TV, come però app possibile su smartphone e tablet, ma anche come sito web, come web TV. Insomma, non perdetela, perché secondo me, ripeto, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma credo che 20 euro al mese sia un'ottima offerta, qualità-prezzo, ecco, un ottimo fattore. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!